Phil Robinson i tre arbitri, cioè Ben e Salvatore più due che diciamo gli reggono la coda. Vengo con lui, uno Yao molto convincente nelle ultime parti. Almeno qualche migliaio di persone. Sì, ecco, tra l'altro il pubblico veramente ha tiepido e poco, molto poco. Tutti sul divano già di David Wesley. Wesley che con molta intelligenza, vedete, appoggia la palla al vetro e poi dice fare bravo quello, meno bravo quell'altro e poi decidere in che ristorante andare. Una vita assolutamente invidiabile dal punto di vista. Linea di fondo, angolo impossibile per appoggiare la palla al vetro. Il rimbalzo è recuperato da Wesley nelle ultime due partite. Houston Rockets col 5. Simile a quello della Roma Calcio, e cioè girano veramente di tutto su quelle onde. E c'è una certa Crystal Fernandez che, diciamo così, malumore, nel senso che 2-3 e vediamo. In alcuni casi, come quello di Al Jefferson, che ha un esportino comparabile, il motivo è dovuto che l'innesto da Mutombo perfeziona il recupero. Strickland che mette la palla nelle mani di McGrady, gli prende overload o non overload, fatica tremendamente in attacco Los Angeles. Vediamo in questo secondo quarto se le cose cambiano. Atkins strappino in transizione, è tipico di un giocatore modesto che fa le piccole cose che servono. Walton, fortuna nella fattispecie Walton per Grant, altro passaggio difficile da domare per Atkins, altro pezzo comunque migliorato rispetto ai primi 5 minuti in cui aveva tanto faticato. Questa volta esagera ed è un'altra palla persa, ne perfeziona il recupero David Wesley. Assist, famosa azienda di carte di credito per fargli il famoso giochettino del price, non è di quello con cui ti è rimesso in competizione. Fantastico, fantastico, sono così, tende a soffrirne, il calendario non ci viene incontro nella maniera più assoluta. Quell'ottavo posto a ovest è più complicato del previsto, come questa volta dalla penetra e scarica dei Lakers. Eccellente esecuzione da parte di Chucky Atkins. Hamlin è stato chiaro, ovviamente. Intanto questi qui scelse Tom Janovic, il general manager di quella squadra era Pete Newell, che aveva quella dei Lakers. Non sono più i Lakers dei vostri padri. No, e ho butto lì T.R. Brown e la gestione Jackson. Tiro da tre comodo ma sbagliato, rimbalzo lungo per T.R. Brown, corre molto bene Mim, riceve la palla però in ritardo. Il figlio di quei due signori, questo è il suo papà. La posizione numero 26 per i Rockets e la 30ª su 30 per i Los Angeles Lakers. Per palle recuperate Wesley e Sura intanto in contropiede come se fossimo. Ricezione in post medio per McGrady che ributta fuori come giocatore di bowling. Vinta perché tutto sommato è un tipo di situazione, quella della NBA, in cui a loro può essere concesso. 64 la penetrazione di Sura, schiaccia per terra per Howard. Onestamente questa è brutta, è orribile pallacanestro anche su Larry Brown. Credo che valga la pena di citare quello che di lui ha detto Donnie Walsh, un altro della gang di North Carolina, forse il general manager con cui ha avuto più intesa Larry Brown. Il quarto periodo con il primo possesso per i Los Angeles Lakers, il palleggio di Atkins, la palla dentro per Odom. Strato un'apertura del giocatore totale, da Scottie Pippen che nell'NBA non c'è un giocatore con queste caratteristiche. Arriva rimorchio, palleggio arresto tiro per Wesley, il pallone toccato da Atkins ma poi recuperato da Paget che mette in ritmo Wesley per il... perché con Bass e famiglia i rapporti si sono un po' agguastati al di là dell'ufficialità. Scarico, come no, questo è l'ottavo assist di Lamar Odom, discreto giocatorino come detto. Ecco quello grosso e nero, quello con pochi capelli in questa situazione. Odom penetra, scarica poi la finta di Cook che arma la mano di Atkins che cerca. Aspettate, il fatto che i microfoni dell'ABC siano arrivati fino al time out di Coach Bryant farà certamente il giro del mondo sulla linea di penetrazione e manda in lunetta un giocatore in questo ambiente. C'è il tuo asterisco al quarto quarto di Atkins. Palleggio Odom, può usare i centimetri, riapre per Cook, tiro piazzato da tre che esce, rimbalzo toccato due volte da Walton, finito.